Buonasera, buonasera da Ronald Jamò. E da Riccardo Borgio. Ben trovati ad un'altra puntata di Sporting Club, il contenitore di Radio Cusano TV Italia, che si prefigge, insomma, di fare un po' il punto su tutta l'attività sportiva in Italia alla luce di questo periodo veramente inedito che stiamo ancora vivendo. Oggi, Riccardo, parleremo di sport paralimpico, eh? Esatto. E avremo come ospite il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Do il benvenuto al presidente. Buonasera, presidente. Salve. Buonasera a tutti voi, buon pomeriggio. Allora, Presidente, io prima di arrivare alla stretta attualità vorrei fare un passo indietro e capire come sono stati questi 3 mesi per voi, per il Comitato Italiano Paralimpico, capire se l'arrivo del Covid, insomma, così come è avvenuto nella società civile, abbia trovato dal punto di vista sportivo in voi maggiori fragilità, quindi un'eredità ancora più difficile da smaltire. Ma naturalmente sono stati duri per tutti, compresi tutti gli atleti paralimpici e naturalmente tutte le società sportive di base che sono afferenti al nostro mondo. Io devo dire che se da un lato ero ottimista, i fatti me ne hanno dato conferma, circa la capacità di resilienza dei nostri atleti, soprattutto quelli di top level, perché poi è facile dire che insomma i nostri atleti i periodi brutti nella vita li hanno già passati, per cui sono un po' più allenati ad affrontare difficoltà e ostacoli. D'altro canto, però, in questo periodo di lockdown si è evidenziata, a mio modo di vedere, in maniera estremamente chiara la funzione sociale svolta dalle società sportive afferenti al mondo paralimpico. Basti pensare a quello che hanno potuto vivere tante famiglie con all'interno ragazzi con disabilità grave e gravissima, quindi a maggior fragilità sociale, venendo meno quelle ore di attività passata fuori di casa grazie alle associazioni sportive paralimpiche, sia sotto il profilo della socializzazione, dell'inclusione, ma anche sotto il profilo del, come dire, sollevare la famiglia dalla necessità di prendersi cura in quel momento dei propri figli. Tutto ciò in assenza di qualsiasi forma di sostegno da parte delle comunità territoriali. E questo sarà anche oggetto della seconda parte della nostra trasmissione. Un ultimo riferimento al passato, prima di voltare pagina e dedicarci all'attualità, riguarda le Olimpiadi e le Paralimpiadi. I due grandi eventi sono stati gli ultimi, no, a dare forfè, e ci sta dal punto di vista logico, no, la speranza con cui fino all'ultimo si è atteso di poterle svolgere ugualmente. Ci racconta il processo decisionale, insomma, l'attesa, la speranza, le criticità incontrate in quei giorni. Ma naturalmente il processo decisionale è stato ed è, come è giusto che ovviamente sia, ascrivibile al Comitato Internazionale Olimpico, che naturalmente ha intrattenuto quelli che erano i necessari rapporti con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 e per cui la decisione è arrivata solamente nel momento in cui, a seguito di una serie di confronti, grazie al lavoro svolto dal Comitato Internazionale Olimpico, si è compreso che non aveva e non avrebbe avuto senso immaginare di andare avanti. Io ritengo che sia stata assolutamente una decisione di buonsenso e ragionevolezza. Ecco Presidente, io passerei ora alla stretta attualità. Il Comitato Italiano Paralimpico ha stanziato 5 milioni di euro per il sostegno alle attività proprio minori per la difficoltà dovuta ai 3 mesi di lockdown. Ecco, quali sono i principali criteri di selezione e soprattutto lo svolgimento poi di questa ripartizione dei contributi? Naturalmente noi ci siamo mossi all'interno di un confine operativo che è dato dalle norme statutarie del Comitato Italiano Paralimpico, per cui noi, una volta assunta la decisione, non senza, come dire, convinzione, anzi assolutamente convinti, ma con qualche difficoltà attesa a reperire risorse, perché per noi sono naturalmente stato un fatto importante, ma nel quale abbiamo creduto sin dalla prima ora, cioè sulla necessità di sostenere l'associazionismo sportivo di base. Abbiamo ripartito le somme tra le federazioni in base ai criteri del numero di tesserati, numero di società iscritte nel registro parallelo delle società sportive che svolgono attività paralimpica tenuto presso il CONI e in base a quella che è l'attività svolta dalle varie federazioni.
A loro volta le federazioni stanno provvedendo a un piano di riparto, ciascuna naturalmente in relazione a quelle che sono le peculiarità per disciplina, che tiene conto e dei medesimi criteri, ovvero tesseramento, società sportive e delle attività svolte. Naturalmente parliamo di società che erano affiliate, e che avessero svolto attività nel 2019. Mi auguro, anzi sono assolutamente confidente che questo sostegno potrà aiutare le nostre società che sono a maggior fragilità sotto il profilo della tenuta, perché voi potete pensare quello che può accadere in questo periodo di criticità, perché il paziente è uscito dalla terapia intensiva, ma adesso ha necessità, paziente intendo il paese, ha necessità di un lungo periodo di riabilitazione. E naturalmente, probabilmente le società che avranno maggiormente difficoltà sono quelle meno attrattive, magari per sponsor e quant'altro. Per questa ragione noi abbiamo ritenuto di intervenire con tempestività, in sostegno. Proprio per questo, per il sostegno a queste attività, a queste piccole attività, diciamo, si potrebbe sfruttare anche questo periodo di lockdown e questi 3 mesi di fermo per ripartire, per diciamo, andare avanti, creare una nuova stagione di interventi. Ma io credo che da ogni periodo di difficoltà, ma come avviene nella vita di tutti gli uomini, no? Spesso nelle nostre vite siamo costretti ad affrontare momenti difficili, ostacoli, e dobbiamo in qualche modo organizzarci per superarli. Io spero che questo periodo di grande difficoltà del paese possa condurre, anche per quanto riguarda tutta la dimensione del comparto sport, inteso naturalmente come tutta la filiera che lo compone, possa essere oggetto di una profonda rivisitazione, nel senso che non si può predicare l'interesse nei confronti del mondo sportivo, non si può predicare grande, come dire, gioia ogni qualvolta i nostri atleti azzurri, siano essi olimpici che paralimpici, mietono successi sui palcoscenici più importanti della dimensione sportiva agonistica, partendo dalle Olimpiadi, Paralimpiadi, andando oltre, e poi non avere un sistema di sostegno della dimensione sportiva nel paese che sia confacente rispetto a quelle che sono le reali necessità. Traduco, io credo che lo sport rappresenti e debba rappresentare sempre più un pezzo di politiche pubbliche attraverso il quale il paese interviene utilizzando uno strumento diverso, in questo caso lo sport, per far crescere il paese. E la dimensione sportiva non soltanto produce un impatto sul PIL, che è un impatto significativo, considerazione, anche in considerazione di quello che rappresenta il mondo del calcio, ma naturalmente di tutte le discipline sportive. Ma bisogna tener conto anche del valore sociale dello sport, che produce comunque un'utilità in termini di investimento sul capitale umano del paese, che non è quantificabile sotto il profilo di percentuali matematiche, ma che ha un valore, a mio modo di vedere, straordinario. Ecco, questi paesi anglosassoni lo hanno capito da tempo. Io credo che nel nostro paese occorra un approccio maggiormente agevolativo per le famiglie che decidono di far praticare sport ai propri figli, per le società sportive, la maggior parte delle quali è spinta solo ed unicamente da puro spirito di volontariato, ecco, la possibilità di fruire di agevolazioni, sia sotto profilo fiscale ma anche operativo, che diano senso all'attività che quotidianamente esse svolgono. Certo, costruire diciamo una base e poi arrivare fino al top e all'eccellenza dello sport. In questi mesi, Presidente, nel nostro paese si sono visti dei movimenti per aiutare lo sport e per la ripartenza dello sport, ma si è visto anche forse uno scollamento delle regioni, perché lo abbiamo visto col calcio, si è partiti prima in Emilia-Romagna, poi in Campania, poi nel Lazio. Non si rischia ancora più uno scollamento? Ma questa è stata la mia prima preoccupazione che ho sottoposto in occasione di diverse riunioni che abbiamo avuto con il ministro Spadafora, ovvero sia che proprio per questa spinta autonoma e sicuramente in alcuni casi molto virtuosa da parte di enti locali, nella fattispecie regioni, potesse determinarsi una situazione di un paese sportivo che possa ripartire a due velocità.
o meglio, le società sportive che hanno la fortuna di vivere e essere, diciamo, svolgere la propria attività in regioni più virtuose o per sensibilità politica o per disponibilità economiche, sicuramente potrebbero essere avvantaggiate rispetto a società sportive che magari si trovano in regioni che hanno maggiori difficoltà sotto il profilo economico o minor sensibilità dal punto di vista politico. Per questo io devo dire che esprimo apprezzamento per le iniziative del governo, del ministro Spadafora, che è andata proprio nella direzione di sostenere con un fondo, con risorse a fondo perduto, tutto l'associazionismo sportivo italiano, dalla Val d'Aosta a Canicattì, fermo restando che naturalmente credo che adesso sia necessaria, e su questo stiamo lavorando con il Ministero, con il CONICO, Sport e Salute, sia necessaria una camera di compensazione per evitare per l'appunto la criticità di un paese che riparta con due velocità. Ecco, Presidente, al netto dell'intervento però del Ministro dello Sport Spadafora, oggi la fotografia sul paese dell'associazionismo sportivo è una fotografia che non racconta di uno stato di salute eccellente. Molte di queste associazioni, molte di queste società rischiano di non riaprire e seppur virtuosamente molte di esse hanno al loro interno un comparto dedicato allo sport paralimpico, la paura è che dal punto di vista dei costi, dal punto di vista della messa a norma, no, con i protocolli di sicurezza, si possa sacrificare questo comparto che già a fatica si era riusciti a portare all'attenzione e alla quotidianità di queste società. Ma naturalmente quella è una delle preoccupazioni, poi non è l'unica preoccupazione. E per affrontare questa preoccupazione, per l'appunto, le risorse messe in campo dal Comitato Italiano Paralimpico, dal CONI, dal Ministero, da Sport e Salute, sono risorse importanti che aiuteranno l'associazionismo sportivo di base a far fronte ai costi relativamente agli impegni che devono essere concretizzati per contrastare la diffusione del coronavirus. D'altro canto, però, c'è anche la necessità di aiutare le società a riprendersi, fermo restando che io credo che una stagnazione dell'economia del paese possa comportare anche da parte di molti pezzi dell'economia e delle imprese italiane che fino a ieri sostenevano, aiutavano società sportive di base, magari a distrarsi rispetto a quella che non diventa più una peculiarità, ma anche una priorità. Perché naturalmente il paese sta vivendo una crisi anche economica. Ecco, sotto questo profilo io credo che il mondo dell'associazionismo legato al Comitato Italiano Paralimpico, quello che io naturalmente rappresento, è quello che si espone a una maggior fragilità. Cioè, traducendo, se io fossi un'azienda, tra la visibilità che magari mi regala una società dove ci sono grandi campioni olimpici, magari conosciuti piuttosto senza arrivare al calcio, e una piccola società di ragazzi disabili, magari non conosciuti e magari che assolve soltanto a una funzione prevalentemente sociale, è chiaro che l'azienda magari è maggiormente attratta dalle altre società. Ecco, sotto questo profilo noi stiamo sottoponendo, abbiamo sottoposto al Ministro anche delle forme di intervento in termini agevolativi, in termini di fiscalità generale, per aiutare ad incentivare le imprese, quella parte virtuosa dell'economia italiana a sostenere questo pezzo di mondo sportivo. Da un lato ho colto un giudizio positivo, no, nei confronti del ministro dello sport Spadafora per le decisioni da lui messe in campo, dall'altro ha fatto riferimento invece all'assenza dal punto di vista delle regioni, no, e dei delegati regionali in questo momento di ripartenza. Come giudica complessivamente il dialogo intrattenuto con le istituzioni in questi mesi? Si Ma poteva creare una sinergia migliore da questo punto di vista? guardi, io generalmente sono molto schietto e ho il difetto di dire ciò che penso. Quando c'è da criticare, ho sempre criticato e chi mi conosce lo sa. In questo caso devo esprimere invece apprezzamento perché sin dall'inizio il ministro Spadafora, con tutta la sua tecnostruttura, è stato giornalisticamente parlando molto sul pezzo. Non abbiamo mai avuto cali di attenzione. Sin dalle prime ore di difficoltà c'è stato un contatto diretto, ha partecipato spesso alle giunte del CONI, alle giunte del Comitato Italiano Paralimpico, si è confrontato e guardate che dal mio punto di vista,
oggi avere una dimensione politica nella quale io, nei confronti della quale io generalmente sono molto critico, ma avere una dimensione politica che soltanto abbia la capacità di ascolto e di confronto, secondo me è una cosa molto importante per il paese. Ecco, quella capacità di ascolto e di confronto, devo dire, c'è sempre stata. Naturalmente, sotto invece della territorialità degli interventi, ritorniamo a quello che Certo. dicevamo, anzi abbiamo regioni a maggior sensibilità sul tema e con maggior capacità magari economiche e regioni che purtroppo non hanno queste stesse opportunità. Fare ancora una volta affidamento alla sua schiettezza, Presidente Pancalli, per capire con che spirito invece ha vissuto le polemiche che hanno accompagnato la ripartenza dell'industria del calcio, no? Da un punto di vista di collaborazione e di ascolto, l'ho appena descritto, avete avuto un atteggiamento molto più virile, a mio modo di vedere, no? Nella gestione di questo momento, rispetto ad altre industrie che invece hanno avuto una narrazione un po' più diversa, no? Diciamo così. Lei ha detto bene, hanno avuto una narrazione diversa. Guardate che chi fa, si occupa e fa il giornalista in questo campo sa perfettamente che il mondo del calcio è accompagnato da una sovraesposizione che, con i pregi e i difetti, che determina a volte una scarsa capacità di mettere a fuoco i reali problemi. Io credo che l'industria del calcio si sia mossa in maniera opportuna. Guardate che il nostro paese è pieno di fenomeni, siamo tutti commissari tecnici della nazionale quando mondiali, siamo Esatto. tutti presidenti del Consiglio, siamo tutti ministri, chiunque è bravo a fare il fenomeno sulle decisioni altrui. Il mondo del calcio è un mondo complesso, non può essere affrontato con con quelle stesse modalità con cui magari affrontiamo altri pezzi del mondo dello sport. Naturalmente la narrazione ha fatto la differenza. Perché se voi aveste narrato con la stessa attenzione, dico voi, mondo del giornalismo, con la stessa attenzione e con lo stesso voyeurismo tutto ciò che avveniva nel mondo paralimpico, noi saremmo stati tutti i giorni sui giornali perché quella virilità alla quale facevi riferimento in realtà non è poi tale, perché anche noi siamo stati presi da 3.000 dubbi, 3.000 difficoltà e quant'altro. Ecco, voi amplificate tutto questo all'ennesima potenza e avete la risposta sul sistema calcistico. La poesia che Mandela leggeva, no, a Robben Island, dice, da parte vostra non ho sentito né un grido né un lamento. Esatto. A te, Riccardo. Ecco, Presidente, quindi questa magari esposizione mediatica, anche volendo, si può utilizzare magari nel futuro per proprio quelle associazioni di cui parlavamo prima, delle piccole realtà, cioè come si riparte da quelle piccole realtà con degli interventi netti, come si riparte? Secondo me si riparte attribuendo valore al loro impegno quotidiano e il valore in un paese democratico all'impegno quotidiano espresso dal mondo dell'associazionismo, che rappresenta un pezzo dell'architrave della democrazia di questo paese, si riconosce nel momento in cui, sotto il profilo normativo, sotto il profilo, come dire, squisitamente degli interventi del legislatore, si attribuisce in termini, come dicevo poc'anzi, che siano agevolativi sotto il profilo fiscale, che siano di sostegno in altri modi, in qualche modo si dà un peso specifico a quell'azione quotidianamente svolta. Faccio un esempio che può essere stupido. Vedete, io una delle cose delle quali vado da tempo parlando e sostenendo è che noi si debba riconoscere dei crediti agli adolescenti nelle nostre scuole pubbliche che decidano di svolgere parte della loro attività di volontariato, ad esempio aiutando associazioni sportive del mondo paralimpico. Banalizzo. Mio figlio, quando ancora era al liceo, ha utilizzato spesso il tempo della scuola alternante, dell'alternanza scuola-lavoro, magari facendo il cicerone qui a Roma, a Castel Sant'Angelo, piuttosto che da altro posto. Assolutamente attività nobilissima e impegno meritorio. Però se mio figlio a 16 anni, 17 anni avesse anche svolto delle attività in luogo di quelle che vi ho citato,
aiutando magari dei loro coetanei che avevano avuto incidenti, magari bevendo un po' troppo un sabato sera, piuttosto che facendo qualche, passatemi il termine, ma quando ci vuole qualche cazzata con la moto, il motorino, la macchina, secondo voi sarebbe stato meno educativo? Ecco, io credo che un paese che crede nel sistema sportivo, non solamente per quello che produce in termini economici, in termini di risultati agonistici, ma per quello che produce sotto il profilo della valenza sociale e culturale, ecco, un semplice riconoscimento di crediti scolastici per quegli adolescenti sarebbe utile per loro, perché avremmo comunque dei cittadini migliori domani, e sarebbe utile per le società sportive, perché gli daremmo quell'aiuto che spesso manca. E io credo, Presidente, che oltre alla sanità, no, e all'istruzione, l'altra fragilità emersa proprio in questo momento di lockdown sia proprio quella dello sport. Abbiamo visto, è emersa in tutta la sua proprio nitidezza, come l'attività sportiva sia esclusivamente delegata a carico delle famiglie, come la scuola non riesca ormai a farvi fronte, né in grado né di approntare nessun tipo di programma. E, Presidente Pancari, nella seconda parte della trasmissione avremo un ospite che ci racconterà anche delle difficoltà che si hanno proprio nella ripresa, nelle palestre scolastiche, in edifici attualmente ancora chiusi e privi di una programmazione, di una calendarizzazione, no? Tale da poter instillare speranza di ripartenza. Questo a sostegno della sua tesi su come una riforma dello sport che parta dalla scuola sia quanto mai indispensabile. Assolutamente, vedete, Tutto si noi, tiene in questo discorso. assolutamente, noi oggi abbiamo tre realtà delle quali nel nostro paese non si può fare meno: un governo, il Comitato Olimpico Italiano, che è direttamente collegato al CIO, e il Comitato Paralimpico Italiano, che è direttamente collegato all'IPC. Dopodiché abbiamo Sport e Salute, abbiamo il Dipartimento dello Sport presso il Ministero. Io credo che tutto questo sistema abbia e possa funzionare nella misura in cui questi giocatori, metaforicamente parlando, in un rettangolo di gioco abbiano delle regole di ingaggio, abbiano precise, ognuno sappia qual è il ruolo che deve giocare, e sicuramente ci deve essere una visione rispetto al goal, inteso in inglese l'obiettivo, che tutti questi giocatori in campo debbono raggiungere. Ma non si può raggiungere quel gol, che a mio parere è ben più, come dire, importante del risultato squisitamente tecnico-agonistico, se non si decide come e in che modo intercettare gli altri interlocutori necessari: il MIUR, ovvero sia il mondo della scuola, il mondo della sanità, perché se parliamo di sport a 360 gradi bisogna ricordare il valore in termini di prevenzione di patologie che può avere lo sport, in termini di benessere che si regala a tutti i cittadini, e il welfare, perché naturalmente tutto questo ha un impatto sul sistema dei welfare. E siccome nei paesi moderni il welfare non è interpretato solamente come modello assistenziale, ma anche in termini positivi, attivi, cioè quella messa in moto di meccanismi virtuosi che aiutano le persone ad avere un sistema di inclusione sociale, di un vivere sociale che sia il più possibile positivo. Ecco, secondo me in questo paese abbiamo profonda confusione. Vasto programma, Presidente Pancalli. Ci crede a Tokyo 2021 in normalità, per così dire, per chiudere? Ci spero e non posso non crederci, perché per noi uomini di sport, tornando poi alla dimensione agonistica dalla quale molti di noi provengono, non possiamo non credere a Tokyo 2021 in una condizione di normalità, ma soprattutto che possa rappresentare quella luce in fondo al tunnel dopo questo terribile periodo che abbiamo vissuto. Esatto. Grazie. Grazie Presidente Pancalli. Ciao, buon pomeriggio. A voi. Grazie. E allora, abbiamo ascoltato, no, come effettivamente il comparto paralimpico abbia affrontato difficoltà e fragilità tutte Questi sue tre in mesi. questo lockdown e come stia affrontando nuove questioni, no, nuove ipotesi di ripartenza in virtù della particolarità ovviamente del settore di cui stiamo trattando. Adesso, dopo la pubblicità, Riccardo, andremo invece nel dettaglio, andremo a sentire proprio come una nazionale italiana, tra l'altro tra le più prestigiose nel mondo paralimpico, stia ragionando circa la ripartenza e insomma ci racconterà proprio il tecnico, l'allenatore di questa nazionale, quali siano state le difficoltà, i dialoghi, l'eredità emotiva che il Covid ha lasciato sui suoi atleti.
Bentornati, bentornati da Ronald e Giammò. da Riccardo Borgia. Ancora Sporting Club, ancora Radio Cusano TV Italia, dopo le parole del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, che ci ha offerto una fotografia generale sullo stato di salute del movimento paralimpico italiano e su quelle che sono le strategie al momento sul tavolo per la ripartenza. Tempo adesso di andare sul territorio, Riccardo. Esatto. E lo faremo in compagnia di una delle squadre più prestigiose che il mondo paralimpico è riuscito ad offrire al nostro paese. Diamo la buonasera a Giuliano Bufacchi, allenatore della nazionale italiana di basket FIS di Riba 21, campione d'Europa 2017, nonché campione del mondo 2018 e 2019. Buonasera, mister. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E complimenti per i vostri risultati. Grazie mille. A te. Ecco, Giuliano, io inizierei insomma da una fotografia fatta anche dal presidente Pancalli su come vi siete fermati, quindi prima di questi 3 mesi di lockdown, com'è la situazione attuale e come vi siete bloccati? Allora, diciamo che questo blocco è arrivato in un momento pieno anche di attività internazionale. Noi eravamo alla vigilia della partenza dei Treason Games, che sono l'equivalente delle Olimpiadi per i ragazzi portatori di sindrome di Down. Proprio siamo stati fermati 2 giorni prima, 3 giorni prima della partenza del primo ritiro per quanto riguarda la pallacanestro, che era un ritiro selettivo, in cui sarei partito con tutti i ragazzi della rosa, dai quali avrei scelto quelli da portare in Turchia. Quindi ci siamo fermati lì, già tutti pronti, sia emotivamente, sia le emozioni, e anche la federazione ha già investito e speso tutto per questo evento, e ci siamo congelati. Quindi è arrivata un po' una doccia fredda, proprio perché veramente stavamo Certo, già anche con perché le orecchie eravate tutte pronti, strette. insomma, alla ripartenza sia per quanto riguarda il lato psicologico, ma anche e soprattutto il lato fisico. Io ti vado a chiedere, un po' tutti abbiamo avuto difficoltà in questi 3 mesi di approccio al lockdown, ma secondo la tua esperienza, quali sono le principali differenze, magari di un atleta normodotato e di un atleta paralimpico, proprio all'approccio pratico al lockdown? Beh, abbiamo, penso, visto tutti sulla nostra pelle quanto è stato complicato non tanto rimanere chiusi in casa, ma accettare il fatto di rimanere chiusi in casa, quindi dover cambiare quelle che sono le abitudini di tutti noi, in particolare per questi ragazzi. Poi, presi in un periodo che veramente erano pronti per passare del periodo fuori in gruppo, che anche a livello sociale gli fa benissimo, e trovarsi dalla possibilità di stare 23 su 24 con amici a fare quello che gli piace, a trovarsi a non poter uscire neanche nel cortile di casa. Quindi l'approccio è stato traumatico per tutti, in particolar modo per questi ragazzi. Io li ho sentiti nei primi tempi e non erano ben consci di quello che ci aspettava, nel senso, ah, vabbè, è solo un rinvio, quando partiamo, quando ci vediamo. E quindi anche lì ho dovuto cercare un attimino di prendere con le pinze la situazione. Non era mio compito fargli capire qual era proprio la situazione, ma quindi ho preso tempo. Poi, quando sarà il Certo. momento, si riparte, vi preoccupate, siamo sempre noi, eccetera, eccetera. Anche Quindi il primo perché approccio è c'è una stato. difficoltà sostanziale proprio da parte degli sportivi, che obiettivamente fare sport al computer è molto complesso, quindi insomma anche da quel punto di vista, sì, delle persone normali di quotidianità, ma anche soprattutto praticarlo lo sport. Sì, allora io ho evitato di fare, come ho visto, insomma, le lezioni via Skype, via Zoom, insomma, tutte queste piattaforme per le videoconferenze, perché comunque diventavano abbastanza ingestibili e a mio avviso inutili. Cioè, era più utile magari vedersi e farci quattro chiacchiere che provare a fare degli esercizi, anche perché lasciavano il tempo che trova. Ma al di là dell'esercizio fisico per questi atleti e per questi ragazzi, era proprio un discorso di perdita di socialità con il gruppo, quindi lo stare insieme, il condividere delle cose insieme, che a volte è molto più importante della singola partita. Tutto un evento parte dallo stare insieme fino ad Certo. arrivare poi all'evento della partita, che è, diciamo, l'evento finale, ma è tutto un contorno di vivere insieme dei giorni.
Senta, mister Bufacchi, passiamo un attimo invece, no, al piano pratico. Come vi state un po' riorganizzando con l'attività federale per quel che riguarda la pallacanestro, sia nella generale ovviamente che nel particolare, dal punto di vista proprio degli azzurri che lei allena? Allora, come ho detto prima, purtroppo le Season Games in Turchia sono stati praticamente annullati, rinviati di 4 anni, quindi è saltato il quadriennio. Però, per fortuna, già a livello internazionale è stato previsto un Season Games europeo per i primi di aprile. Quindi ripartiamo da là a livello internazionale. È molto importante avere già calendarizzato un evento importante, che non prende solo la pallacanestro, ma tutte le discipline. Quindi questo vuol dire che dobbiamo farci trovare pronti per aprire e quindi ripartire al più tardi febbraio, ma si spera anche prima. A livello di società di base, ecco, noi adesso ci stiamo adattando a quello che sono le disposizioni sia della FIP sia della FISDIR per ricominciare l'attività. Certo, noi dobbiamo poi adattarci, come si può dire, adattarci all'adattamento, perché al di là di quelle che sono le misure per i normodotati, noi abbiamo anche delle necessità diverse, delle difficoltà diverse su determinate cose. Di buono, insomma, di diverso abbiamo che noi in certe circostanze possiamo abbattere la distanza sociale allenatore, atleta, ma ovviamente in determinate emergenze si può lavorare su curare il movimento, toccando, manipolando, insomma, il gesto del ragazzo. Però già è una cosa in più. D'altra parte abbiamo il problema di tante piccole cose, per esempio una cavolata, bisogna cambiare le scarpe senza in palestra, i genitori non possono entrare in palestra, non tutti i ragazzi sono in grado di capire e cambiarsi le scarpe, non di cambiarsi, certo di capire che si devono cambiare le scarpe. Quindi anche lì queste sono piccole cose che noi dobbiamo adattarci e trovare delle soluzioni alternative che potete fare per entrare nell'impianto. Poi c'è il Certo. problema che tanti impianti, in particolare quelli nei pressi Ci scolastici, arriviamo non adesso sono agli accessibili. impianti, mister Bufacchi, perché lei con questo piccolo aneddoto, insomma, mi serve un assist proprio per capire dal punto di vista emotivo, no? Se è riuscito a fare anche uno screening dei suoi atleti, quale sia l'eredità, quale il lascito che questo Covid ha lasciato loro nel tentativo ovviamente di ripresa, no? Sì, certo. Allora, i ragazzi io li ho sentiti in tutto questo periodo, quindi nelle varie fasi, dai primi giorni alla oramai stabilità della quarantena fino a questi momenti, insomma, di ripartenza. Gli stati d'animo ovviamente sono diversi perché ogni ragazzo vive la sua situazione, ha comunque il suo carattere, ha comunque una sua personalità. Quindi passiamo da ragazzo che magari se è un po' depresso, quindi perché? Perché non potendo uscire, non potendo fare attività, lo ha accusato, insomma, l'abbiamo accusato noi normodotati, figuriamoci loro. Ma altri ragazzi che ho sentito invece si sono attivati nelle possibilità di mantenersi in forma fisica, magari hanno un parco condominiale, riuscivano ad andare a fare attività lì. Altri che non vedono l'ora di poter riprendere, oppure comunque cercano gli amici facendo comunque videoconferenze per rimanere in contatto, quindi è stata molto diversa per il ragazzo. Ma dall'ultimo giro di chiamate, proprio era la settimana scorsa, insomma, di possibile ripresa delle attività, li ho sentiti tutti pronti e motivati. Una paura che avevamo era proprio quella di perdere i ragazzi, perché dopo un lungo stop magari era difficile farli tornare Certo, in palestra. farli tornare alla quotidianità. Ecco, io ti vado a chiedere, Giuliano, sempre relativo alla quotidianità e al sostegno alle piccole realtà. Con il presidente Pancalli ha esposto una problematica, quella scolastica, che molte comunque società si appoggiano alle strutture scolastiche per appunto l'attività sportiva e visto che le scuole sono ancora chiuse, molte attività non sanno proprio dove andare a fare sport e non hanno i mezzi per magari affittare un impianto sportivo come magari hanno quelle private, le strutture private. Sì, questo è uno dei problemi che dicevo, è proprio l'accesso alla struttura.
Allora, mentre nel privato, chi lavora in impianti privati, bene o male, sono tutte ripartite, quindi è solo un discorso di adattarsi all'adattamento, come dicevo prima, tutte le società che invece utilizzano plessi scolastici ovviamente non hanno accesso all'impianto e quindi la cosa comincia a essere molto complicata. Diciamo che adesso siamo arrivati a fine stagione, quindi magari tanti dicono ok, riproviamo direttamente a settembre. Altre società che ho sentito si stavano organizzando per trovare spazi all'aperto, non magari per fare solamente pallacanestro, ma intanto per fare una riattivazione fisica dei ragazzi, farli stare insieme e farli giocare magari in altre maniere. Però questo ecco, effettivamente è un problema che va poi ad accentuare un problema che abbiamo in Italia da anni, che è proprio quello dell'impiantistica per fare sport. Comunque in questo periodo ha avuto una comunicazione a livello nazionale, creato una sorta di rete per condividere un po' le problematiche e condividere le criticità. Sì, certo, io quello che ho detto fino adesso è perché io mi sono confrontato con tante società per sentire innanzitutto se avevano intenzione e come riprendere, quindi gli adattamenti, eccetera, eccetera, perché comunque io posso avere un'idea, ma se io sento 10 persone con idee diverse, magari si riesce anche a fare una stilare delle regole, delle linee guida che possono valere un po' per tutti. Certo. E tanti mi hanno infatti dimostrato, cioè noi abbiamo un problema dell'impianto, noi ci siamo organizzati, che ne so, al campo da calcio della società qua vicino che ce lo presta 2 ore e facciamo attività lì. Altri hanno deciso proprio, guarda, abbiamo sentito anche i genitori, non se la sentono in questo momento di farvi ritornare in palestra, il che è condivisibile, perché c'è anche da dire che la nostra voglia di ricominciare, ma deve coincidere anche con la sicurezza che il genitore porta il ragazzo in un posto sicuro e che quindi non corra rischi, che questa è la cosa fondamentale. Quindi la società hanno deciso, ok, riprendiamo direttamente a settembre perché i genitori non si sentono sicuri al 100% di poterli portare. Quindi Mister sì, ci Bufacchi, sentiamo. ecco, questa paura però ovviamente ci proietta anche sull'autunno, no? Quando ci si augura l'attività possa riprendere a pieno regime. Riesce a fare una stima, insomma, a prevedere quanti possano essere i numeri, le defezioni e insomma la direzione verso cui poi potrà tendere il suo movimento alla luce dei tesserati? Ma io voglio fare una stima che diciamo è ottimistica, una speranza io di ritrovare intanto quello che era prima, come numeri e come interessamento, come ragazzi, e ripartire da lì. Perché comunque noi prima di fermarci in questi ultimi anni, soprattutto nella pallacanestro, abbiamo fatto parecchio, abbiamo allargato tanto l'attività e data molta più offerta che prima magari non c'era proprio sull'onda mediatica dei successi di questi ragazzi. Quindi questo stop certo non ci ha aiutato, però io sono convinto che con i contatti che ho avuto anche comunque altre società che nel frattempo abbiamo preso contatti per entrare in FISDIR, per entrare nel circuito, perché poi c'è anche un campione italiano al di là dell'attività internazionale, sentendoli confermano la voglia di entrare nel circuito e di Bene, continuare. Quindi bene. secondo me si andrà bene, insomma, poi voglio essere ottimista. Assolutamente. Senta, dal punto di vista della ricalendarizzazione degli eventi, già sa dirmi da dove si ripartirà? Dalla Turchia, lì dove tutto si era interrotto? No, la Turchia rinvia di 4 anni, i tritoni Ah. europei si faranno in Portogallo ad aprile, quindi si riparte a livello internazionale e europeo. A livello mondiale, per ora il primo appuntamento quindi è stato il rinvio di 4 anni dei tritoni in Turchia, quindi diciamo nel 2024, ma probabilmente in questi 4 anni, ripartendo tutto normalmente, si ritornerà a creare anche qualche campionato mondiale o un altro europeo, non solo nella pallacanestro, ma anche in tutte le altre discipline. Bufacchi, una curiosità ovviamente, parlando proprio della stretta attualità, è notizia dello scorso weekend, no? La redistribuzione del fondo stornato dal CIP, dal Comitato Italiano Paralimpico, a sostegno delle federazioni sul territorio. Diciamo, è una somma sufficiente per poter mettere in sicurezza il vostro comparto? Mi riferisco ovviamente alla pallacanestro, o perlomeno aiuta a mettere qualche pezza in un momento così critico? Beh, sicuramente aiuta. C'è stato il Consiglio in Federazione proprio questo weekend e quindi dove è stato comunicato che ci sarà una somma a disposizione.
È importante, quello che è stato deciso è che questa somma parte dalle attività di base, non solo a livello dei top level, perché sappiamo benissimo che senza attività di base il top level non si raggiungerà mai. Quindi verrà messa a disposizione adesso nei termini modi, verrà deciso in questi pochi giorni, perché insomma la cosa è molto fresca. Quindi l'importante è sapere che comunque partirà dall'attività di base a salire, e questo porterà sicuramente giovamento a tutte quelle società che giustamente in questo momento critico di ripartenza si trovano in difficoltà, soprattutto economiche, e ricordiamoci che insomma nessuno lo fa per guadagnarci, insomma, questo lavoro, lo fa più che altro per passione, e quindi anche per dare un'offerta, una possibilità di fare sport a tutti i ragazzi, non monodati o Certo. non monodati, quindi è sicuramente importante. Poi se basteranno i soldi, come si dice, non bastano mai, però l'importante è che ci sono, insomma. Certo, l'importante è sicuramente ripartire dalle basi, dalle piccole società. Ecco, io Giuliano, in conclusione ti vado a chiedere qualche aneddoto, qualche chicca che ci puoi dire in questi 3 mesi, chiaramente di lockdown, e in cui si è avuto contatti con gli atleti solo via web. Beh sì, allora ci sono un paio di chiamate, una videochiamata e una al telefono che mi hanno fatto sorridere. Uno è con un ragazzo sempre della nazionale, diciamo che non brilla in velocità e voglia di correre, che praticamente parlando con lui mi diceva: no, io vado tutti i giorni, adesso vado a correre. Ma come, non dico il nome perché, insomma, come, non hai mai corso, adesso sì, io vado al parco, vado a correre tutti i giorni, così mi faccio trovare pronto. E invece un altro ragazzo, sempre ho sentito, parlavo con i genitori, chiedevo insomma come sta vivendo questa situazione. Dice: guarda, lui la sta vivendo molto bene. Noi per esempio usciamo, lui mette video di Zumba o di balli latinoamericani e sta là e si allena ballando tutto il giorno. Vedi, Quindi anche perfetto. questa cosa mi ha fatto sorridere parecchio, insomma. L'imprevedibilità ovviamente, no, di questo lockdown che regala fotografie assolutamente inedite. Giuliano Bufacchi, noi ti ringraziamo, eh. Ricordiamo che siete campioni del mondo in carica e quindi avrete proprio il mirino puntato da parte di tutti i vostri avversari. Un grosso in bocca al lupo per la ripresa e un grosso in bocca al lupo a tutti i tuoi ragazzi. Grazie mille, speriamo magari di ritrovarci in un'altra situazione per raccontare una vittoria, insomma. Esatto, ci saremo. assolutamente. Grazie Giuliano. Grazie a voi, buona serata. E allora, come vedi, anche il mondo della pallacanestro, insomma, non è esente da criticità, però, insomma, con ottimismo e grande spirito di Esatto. intraprendenza comincia a guardare alla ripresa, conscio che ovviamente si dovrà fare i conti con alcune piccole paure, alcune eredità emotive difficili da disbrogliare nel così breve periodo. Ci auguriamo che in autunno, Riccardo, le condizioni, il quadro epidemiologico siano tali da poter permettere la ripresa dell'attività in tranquillità anche dal punto di vista delle famiglie e speriamo insomma che i nostri ragazzi continuino veramente a Assolutamente. regalarci altri trionfi. Da Ronald E Giammò, da Riccardo anche Borgia. per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.